acqua oligo minerale dalle caratteristiche identiche se non migliori di quelle in bottiglia, di quelle che potete trovare in bottiglia, a 3 centesimi per quanto riguarda la liscia e a 5 centesimi al litro per quanto riguarda la gasata. Arriva dalle sorgenti dalla quale fluisce anche l'acqua dei rubinetti, ma questa è ovviamente trattata, resa oligo minerale ed è identica se non migliore, ripeto, ad un'acqua minerale in bottiglia. Vorrei porre anche l'accento sul fatto che questo intervento, al di là degli effetti aggregativi e di risparmio per le famiglie, ha anche un effetto molto positivo sull'ambiente, perché si calcola che questa sorgente possa erogare 370.000 litri di acqua all'anno a favore della cittadinanza, con un risparmio per le famiglie di 250 euro e soprattutto una minor produzione di CO2, cioè quella che viene comunque emessa nell'atmosfera per la produzione delle bottigliette in plastica, di circa 40 tonnellate all'anno. Arriveranno anche alla Guizza, probabilmente all'angolo con via Conselvana, e a brevissimo arriverà anche la nuova sorgente urbana alla Guizza. Dopodiché l'amministrazione sta pensando di portarne almeno una per quartiere. Ci spiega nel dettaglio come funziona? Serve una tessera? Servono i soldi? Bisogna venire con la propria bottiglia? Allora, intanto la bottiglia andrà portata da casa. Questa sorgente erogherà gratuitamente acqua per una settimana e poi negli esercizi commerciali immediatamente prospicenti la sorgente dell'acqua urbana sarà possibile acquistare una tessera dal costo iniziale di 3,50 euro con 2 euro già di ricarica e poi via via ricaricarla per acquistare l'acqua dalla sorgente urbana.